Sanremo. Tutto il torchiore del ciclismo internazionale presente quest'anno alla classicissima di primavera, la gara più ambita di ogni campione del pedale. E anche il pallido sole di Milano sembra voler gareggiare oggi con quello famoso della Riviera, occhiaggiando con raggi di augurio tra le guglie maestose del Duomo. Un primato di partenti in questa edizione, 215 corridori con tutte le più celebri gambe del firmamento del pedale, da Coppi a Bartali, da Bobé a Masterbergen, da Kubler a Koblet, da Petrucci a Minardi, da Magni al più umile gregario. Ci sono tutti oggi con le maglie nuove e con le biciclette luccicanti. E subito sulla strada che conduce a Pavia, il fruscio delle ruote annuncia, sibilando, un ritmo di 45 km orari. La prima parte della gara ha per padrino eccezionale Ugo Koblet, che conduce all'assalto dei 282 km che separano da Sanremo una pattuglia di 9 corridori. Sono Cher, De Gaulle, Didier, Rodolfi, Giuliani, Babini, Fazio, Bertocchi e Chiti. Il biondo campione svizzero non ha ancora vinto una corsa classica in linea e sembra volersi prendere una clamorosa rivincita con la tattica più semplice, la lotta ad oltranza. Sfidare un gruppo così fitto di nomi altisonanti è un'impresa troppo temeraria. Oggi si corre su un nastro asfaltato, liscio come un biliardo, e tirando a turno tutti possono contribuire al velocissimo inseguimento. Sotto il caschetto protettivo, Coppi ha già aguzzato lo sguardo e quando Fausto stringe gli occhi arricciando il naso vuol dire che è in forma. Kubler e Bartali pedalano affiancati. Gino ha in maglia tricolore e sembra controllare molto agevolmente la prima parte della corsa iniziata sia ad andatura infernale. Fiorenzo Magni si tiene vicino il Tito Baroni. Fiorenzo è ancora convalescente e da un momento all'altro teme di cercare aiuto. Il bravo Minardi dà invece l'impressione che più avanti si parlerà di lui. Un'idea fissa rumina nella mente di Pipazza. È il numero due che gli corre da presso dall'inizio della sua bella carriera e che lo perseguita come un incubo, essere sempre secondo. A Novi Ligure, dopo quasi 100 km di corsa, la pattuglia di testa ha perso Bertocchi, ormai sfinito, e continua la fuga. Ma gli assi hanno ridotto lo svantaggio a un primo e 10 secondi e prima del Turchino questo tentativo è sventato. La natura però non rallenta, vecchi e giovani vogliono farsi onore e il gruppo si faziona nuovamente mentre la strada si fa stretta e polverosa. Dietro i fuggitivi, Gemignani e Coppi operano un poderoso allungo che trascina le loro ruote corrieri e altri corridori. Fausto avverte che da un momento all'altro sta per scoccare l'istante propizio e vuole sempre trovarsi nelle prime posizioni. Anche Petrucci è sempre allerta, sembra sentire il profumo di un gran mazzo di fiori che lo attende a Sanremo. Magni sa che l'influenza è una brutta nemica dei corridori e pur inseguendo con Maggini e Biagioni, Fiorenzo non riesce a trovare la buona carburazione. Alle prime rampe del Turchino scattano De Santi e il giovane Buratti, che prendono un centinaio di metri sul grosso che si fraziona in tanti protoni. Chi è primo al Turchino non è mai primo a Sanremo e soltanto rarissime eccezioni hanno smentito questo assioma. Ma De Santi e Buratti non hanno grandi pretese e salgono con ritmo veloce le brevi rampe della salita per disputarsi il traguardo a premio. Gli assi non sono preoccupati ma cercano di rintuzzare il tentativo e si hanno intanto le prime crisi. Le rampe non sono durissime, ma avendo già nelle gambe 140 km condotti ad andatura da primato, la fatica vuole le sue vittime. In vetta al Turchino, primo è De Santi davanti a Buratti. Come sempre la folla non è mancata all'appuntamento e come sempre migliaia di tifosi si sono arrampicati con ogni mezzo fin sul tetto della Milano-Sanremo, il passo del Turchino che per la sua breve e scura galleria è chiamato dai concorrenti il Purgatorio, in attesa del paradiso che li attende sulla Riviera dei Fiori. Dopo il tunnel inizia la discesa che porta a Voltri e mentre la lunga fila dei corridori si snoda sui ripidi tornanti, dal fondo valle sale con un canto augurale il tiepido vento del Tirreno. Voltri, la Milano-Sanremo volta pagina. Archiviate le prime fughe senza risultato, inizia la seconda parte della gara, frazionata dai passaggi a livello sbarrati che provocano numerosi intoppi alla marcia dei corridori e delle macchine del seguito. Il direttore di gara Ambrosini sbroglia questi abituali ostacoli della Milano-Sanremo. La corsa è un sussulto continuo. Tentano di fuggire senza esito prima Seghezzi e Bonini, poi Grosso, Redolfi e Ciolli, poi ancora Rossello Vittorio, l'olandese Vorting, Scudellaro e Rubik. Il gruppo si diffonde sempre più o meno numeroso. Ma poco prima di Noli squilla l'allarme. È fuggito il giovane francese Valcoviac. La scintilla di questo sconosciuto accenderà la miccia che provocherà l'episodio decisivo. In questi giochi di chiaro e scuro, la Milano-Sanremo attinge i colori per disegnare la sua fase cruciale. Mancano all'arrivo poco più di 50 km. Rileva più, signori, il gioco è fatto. E
così sembra pensarlo anche Pavesi, che non può nascondere la sua ansia per Minardi, De Filippis e Albani, lanciati con altri 10 corridori verso il traguardo finale. Ad Alassio si forma infatti una pattuglia che, condotta da Minardi, comprende Petrucci, Roma, De Filippis, Albani, Coletto, Robica, Empanisso, Olivier, Gervasoni e Verricche. Ma il direttore dell'equipe, Jean Godet, non ha occhi che per Petrucci, il quale appare in forma smagliante e pedala agile e sicuro, imprimendo un ritmo irresistibile. Quando torna primavera, torna l'ora di Loretto, dice un proverbio pistoiese, e Petrucci lo sta dimostrando. Il protone dei fuggitivi affronta ora l'ultima e decisiva salita della giornata, il Capo Berta, dove la folla fittissima lascia libero uno stretto corridoio. Minardi scatta le prime rampe, solo i due belgi ritengono la ruota, ma proprio all'ultimo tornante De Ricche lo supera, imitato dal Paris. De Filippis è leggermente staccato e precede di mezza macchina Robic, che oggi si batte da leone. Gli altri della pattuglia di testa accusano lo sforzo e anche Petrucci attraverso un attimo di crisi. Passano quasi 3 minuti e la folla è in delirio. Fausto Coppi ha staccato di forza tutti e viene super alerta con la sua pedalata travolgente, ma il suo prodigioso inseguimento è iniziato troppo tardi. Un urlo ancora più forte è Gino Bartali, che continuando la sua superba sfida agli anni che passano si mette in luce dalla sua azione un po' scomposta, ma continua e potente. Superato il punto critico del Capo Berta, dove era già stato attaccato nel 51 da Bobè e da Barbotè, Petrucci ha ripreso contatto con Minardi. Vincerà Petrucci o Minardi? O vincerà uno straniero? La folla in via Roma attende ansiosi il responso. Ultimi 200 metri, Minardi scatta la corda, Petrucci li arruota, scatta anche Petrucci, lottano gomito a gomito, vince Petrucci e ancora una volta Minardi è secondo. Bravo Loretto, vincere 2 volte consecutive la Milano-Sanremo è un'impresa che soltanto Coppi, Bartali e Girardengo hanno compiuto. E la media primato di oltre 40 km orari sarà una vetta difficilmente superabile. E un bravo anche a Robic, testa di vetro, che si classifica al 7° posto dopo una gara generosa. 400 di media. Doveva festeggiare un romantico e vittoria Giuseppe Minardi, ma la ruota sfrecciante di Petrucci ha infranto il suo sogno. Un grande sogno, perché questa Milano-Sanremo sarà ricordata.